Allora, buonasera a tutti. Ringrazio la mia collega Valentina Sapienza che molto gentilmente mi ha ceduto l'incarico molto lieto di presentare Francesca Cocchiara, che si è laureata magistrale qui in conservazione dei beni culturali a Ca' Foscari e ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Verona. Ha collaborato con il Dipartimento delle Stampe e dei Disegni del British Museum di Londra ed è ben nota come figura di studioso perché ha pubblicato numerosi saggi specialistici e ha partecipato a numerosi cataloghi di mostre di rilevanza internazionale. Io mi ricordo, se posso dire anche una cosa personale, le schede molto belle nel catalogo della mostra di Giorgione, insomma, che era un bellissimo catalogo. E ricorda e fa molto piacere ricordare il titolo del suo Opus Magnum, che è il libro veneziano, il libro illustrato veneziano del Seicento, con un repertorio dei principali incisori e pentgravure. E credo che sia collegato anche il tema del seminario della lezione di oggi, pubblicato nel 2010. Al momento Francesca Cucchiara è curatrice della raccolta di stampe tizianesche della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore di Pieve di Cadore, dove la verremo tutti noi a trovare molto presto. Insomma, perfetto. E direi che forse lascio la parola alla relatrice, la ringraziamo di essere venuta. Grazie, spero che si senta. Innanzitutto, buonasera, vi ringrazio per essere qui così numerosi. Ringrazio la professoressa Valentina Sapienza per questo invito che mi onora e anche tutto lo staff di Rive che si è dimostrato sempre veramente molto disponibile. E ringrazio naturalmente il professor Fara per queste parole. Spero di meritare. L'intervento di oggi, in effetti, come ricordava il professore, nasce in qualche modo dagli studi del mio dottorato di ricerca che ho discusso presso l'Università degli Studi di Verona nel 2008. E che verteva sulla catalogazione delle 600 illustrate, spero mi sentiate bene, se altrimenti mi dite, delle 600 illustrate della Biblioteca Antoniana di Padova, una biblioteca molto ricca, nota soprattutto per gli incunaboli, ma che in realtà vanta un fondo seicentesco notevole di oltre 1500 volumi. Pensate, circa l'8% della produzione lagunare. Se si presta fede all'importante, importantissimo censimento nei due volumi sulle edizioni veneziane del Seicento, promosso dalla Regione Veneto e stampati tra 2003 e 2006, che censivano all'incirca 19.000 titoli. Quindi facendo, diciamo, mantenere a Venezia un primato a livello di polo editoriale. Venezia rimane la città, come è stata definita, dei libri e dei librai. Certamente è una Venezia in chiaroscuro, è una Venezia che è fiaccata dalla peste, dalle guerre, da un ridimensionamento della supremazia sul Mediterraneo dal punto di vista politico, commerciale e diplomatico, ma una Venezia che rimane, a discapito un po' della critica svalutativa, no, dei secoli a venire, una Venezia ancora molto vivace culturalmente, vedremo anche meta di Grand Tour. Vi ho affiancato appunto il frontespizio che citava il professore prima del mio volume del 2010
in cui ho cercato di tracciare l'evoluzione dell'illustrazione libraria attraverso i secoli, ed è quello che cercherò ovviamente nello spazio di un intervento di fare anche oggi, sul filo poi soprattutto degli intrecci con le numerosissime accademie, sodalizi, cenacoli culturali che vennero istituiti nel corso del secolo. Pensate all'incirca una settantina che istituiti non solo a Venezia, ma fino oltre Capodistria, fino anche a tutto il territorio della Serenissima, anche le isole. Come nel volume del 2010, anche oggi inizio un po' mostrandovi questa particolare antiporta che apriva il canocchiale aristotelico di Emanuele Tesauro, un po' un padre della materia concettosa, in cui l'allegoria della pittura sta delineando una strana anamorfosi con al centro una piramide conoidale con iscritto il motto Omnis in Unum, che in qualche modo un po' sintetizza l'etica barocca, se vogliamo, del bel composto berniniano, anche un po' dell'ut pictura poesis di oraziana memoria, di quella unità delle arti e in particolar modo per il nostro argomento dell'unità tra parola figurata e parola scritta e immagine figurata, che ha reso il libro, come è stato detto, fonte fatto di storia, il libro che ha reso visibile il sapere. Ed è proprio all'immagine della scrittura, per dirla a Walter Benjamin, che vorrei dedicare questo intervento. Un intervento che sarà un po' suddiviso cronologicamente per scandire l'evoluzione proprio un po' cronologica delle tipologie illustrative librarie che seguono poi, come vedremo, gli accadimenti storici, artistici, sociali, politici della Serenissima. Nel primo trentennio del secolo il libro veneziano non muta troppo la sua fisionomia rispetto agli stampati cinquecenteschi e anche precedenti, soprattutto per quanto attiene la cosiddetta grafica complementare, ossia i decori d'officina delle casse tipografiche, vale a dire le iniziali, i fregi, i finalini, fino anche le marche tipografiche. Qui vediamo, io ho portato alcuni esempi, quasi tutti di elementi, quasi tutti realizzati ancora col mezzo xilografico. Spesso erano decori di risulta, di riuso. Tra l'altro Venezia era proprio il centro, uno dei centri a livello proprio europeo di smistamento di questi materiali. Per cui spesso si tratta di materiali vecchi di decine d'anni e che accusano anche un po' le cosiddette pause del legno, i tarli, l'usura, tanto ad esempio da far dire al marino, che a Venezia stampa molte sue opere, che al OGD diceva il mestiere della stampa si è ridotto a semplice mercatura, perché vedremo c'è effettivamente un divorzio tra appunto la grafica complementare, di norma abbastanza scadente, come scadente nel 600 è di norma la carta che si fa un po' più grossolana, i caratteri tipografici e la bellezza di alcune parti figurate che vedremo. Qui ad esempio appunto vediamo delle iniziali racemate che ricordano un po' i bianchi girari della miniatura quattrocentesca, o le iniziali cosiddette parlanti iconografiche, dove il soggetto era visualizzato proprio dalla lettera, la V del velo della Veronica, la T di tigre, anche una iniziale zoomorfa, che era una tipicità ad esempio dei Giolito da Ferrara, che poi è una casa che si estingue in realtà poi nei primi anni del secolo.
E poi i puttini, i fregi antichizzanti e questa unione tra le arti che già si vede ad esempio nel confronto che porto tra questa marca tipografica, in realtà xilografica, di De Franceschi, l'editore di Franceschi, che vedete non può non far ricordare ad esempio questo particolare di dossale ligneo dal coro di Santi Giovanni Paolo, dove vedete che l'elemento della maschera antichizzante, della maschera tardomanierista sansoviniana, rimane effettivamente l'elemento dominante per decenni proprio in questo tipo di decorazione. Ancora vedete un finalino a volto d'angelo che riprende soprattutto molti esempi proprio dell'arte della plastica, della scultura. Questo mi ha sempre molto affascinato, questi rapporti. Inizialmente i frontespizi, quindi i luoghi dove il libro si ha, il luogo dove il libro si apre e che racchiude il nome dell'autore, il titolo, le note editoriali, inizialmente rimane molto semplice, fattura ancora cinquecentesca e tipografico, anche se una particolarità proprio del primo trentennio del secolo è l'affermazione sempre maggiore del frontespizio calcografico, cioè inciso in rame, soprattutto a bulino, inizialmente a bulino. Inizialmente veniva incisa in rame solo l'incorniciatura, poi per un risparmio di tempo e di costi viene incisa totalmente la pagina a livello calcografico per utilizzare solo il torchio appunto calcografico. E questo avviene soprattutto all'interno di officine di editori calcografi, figure eclettiche che in questa prima parte del secolo avranno tanta parte proprio nel dare impulso all'editoria illustrata e non solo, e mi riferisco a figure come Girolamo Porro, Justus Sadeler, Giacomo Franco, che conoscerete tutti, che aveva la bottega in Frezzeria, no? L'insegna del sole. E in particolare io poi mi ero soffermata sull'analisi di questa figura meno nota, Francesco Valesio, un altro editore calcografo, cartografo, mercante di stampe, di disegni, di una figura veramente operosa in tutto il campo dello scibile. Le sue illustrazioni veramente un po' pervadono anche tutte le tipologie proprio di testi, dai testi sacri ai primi poemi eroici, alle illustrazioni tassesche, a una figura molto particolare che ritroveremo anche più avanti, e teneva la sua bottega in Spadaria all'insegna della sorte. Ecco, gran parte dei tipografi, librai, editori avevano le loro botteghe intorno a San Marco, nelle zone anche di appunto Frezzeria, la Spadaria, le Mercerie o San Moisè. E qui vi mostro una carrellata di diciamo frontespizi calcografici sempre più elaborati che escono dalla sua officina. Qui siamo appunto nel primo decennio del Seicento e vedete dalle cornici più semplici con delle volute a battuta, qualche mascherone, poi via via delle erme, l'inserimento di erme, di riccioli, poi ancora vedete le rime del tasso del 1608, vedete l'inserzione anche di qualche elemento architettonico, poi vedremo che avrà anche fortuna proprio il frontespizio architettonico con questo timpano spezzato e il consueto ritratto del poeta laureato, e poi delle figure, vedete al posto delle colonne addirittura l'inserzione di figure allegoriche. Poi via via, anche se qui siamo ancora nel 1601, vedete frontespizio di questo poema eroico Rosario della Madonna, molto complesso, con vasi di fiori, motivi floreali, putti che tengono ghirlande o molto spesso gli stemmi proprio dei dedicatari dell'opera. Ancora
sempre dell'Officina Valesiana. E vediamo ad esempio qui alla vostra sinistra, mi ha colpito questa incorniciatura con addirittura già una scena, vedete, pittorica che sfonda un po' lo spazio, che diventa proprio narrativo, con un doppio ordine di colonne, che non sono più colonne, ma qui figure di santi e padri della Chiesa, e che quasi sembra ricordare un po' le cartaglorie specialità veneziana. Poi ancora un frontespizio con cornici a medaglioni di soggetto religioso, e poi abbastanza impressionante l'incorniciatura veramente pittorica, plastica, con queste figure tridimensionali che sembrano uscire dalla pagina di questo cerimoniale episcoporum, che fa parte dei cosiddetti rossi e neri, di cui Venezia aveva detenuto il monopolio, sia breviari, missali, diurni, in cui le rubriche erano in rosso e il testo in nero. E poi purtroppo il monopolio passerà poi per anni alle case olandesi, alle case nordiche o francesi dei cremosi. E diciamo, vedendo questa incorniciatura, mi sono venute in mente le parole di uno storico e linguista francese, mancato da poco, che amo molto, Marc Fumaroli, che nella sua École du Silence parlava, a proposito dei testi barocchi, di senso plastico, di plasticità dei volumi, dei testi barocchi, nel campo delle illustrazioni e anche nel campo proprio della scrittura. Il testo barocco è prolisso per eccellenza nelle idee, nelle dedicatorie, nei titoli, nei ringraziamenti. E quindi Francesco Valesio, che per un decennio si accosta ad un altro illustratore, Catarin Doino, nomi poco noti in questo viaggio sull'illustrazione libraria, veramente c'è un mondo da scoprire. Poi Catarin Doino andrà a Ferrara, ma Francesco Valesio si trova presto coinvolto nelle accademie, nel mondo delle accademie. Ad esempio, qui nel 1612 cofirma questo bel emblema frontestiziale a bulino degli accademici della Crusca, con il verso petrarchesco e poi una simbologia che rimanda al pane, al grano. Pensate, quindi gli accademici della Crusca vengono a stampare nel 1612 a Venezia il loro vocabolario. E così penso anche più avanti, nel 78, gli accademici infecondi di Roma pure vengono a stampare le loro poesie a Venezia. Molte accademie, ecco, accademici tengono veramente Venezia come polo di lezione per le loro pubblicazioni. E qui vedete invece alla destra questo meraviglioso frontespizio statuario architettonico, ecco, questa tipologia che pure prende piede nel primo trentennio del secolo. Siamo nel 1618, sempre a firma di Francesco Valesio, vedete addirittura con il tentativo di rendere l'amarezzatura del marmo, della pietra. E il frontespizio dei lieti affetti dell'Accademia dei Generosi. Era un'accademia fondata ancora alla fine del Cinquecento presso il seminario patriarcale di Murano, e che intelligentemente hanno dedicato questo volume al doge Antonio Priuli, fresco di elezione. Infatti vedete in alto due vittorie alate che incoronano lo stemma con il corno dogale, quindi per ringraziarsi in qualche modo il doge appena eletto. Un altro, vedete qui a sinistra, frontespizio architettonico abbastanza impressionante, anche con uno studio della prospettiva nel pavimento, dei pietosi affetti del padre Grillo del 29, in realtà è firmato da David Custodi di Augusta,
vi do qualche nome un po' sconosciuto, ma si fanno tante scoperte nel mondo del libro illustrato, devo dire, ed è uno dei tanti forestieri, soprattutto nordici, che corrono a Venezia, anche proprio attirati dalla ancora vivacità del settore editoriale. E pensiamo comunque al viaggio di Peter Paul Rubens proprio agli inizi del secolo a Venezia. E vi mostro questo maestoso frontespizio istoriato allegorico che è proprio a doppia firma, pensate, Peter Paul Rubens con il nostro Francesco Valesio. Quindi solo questo varrebbe una tesi di specialistica per capire i rapporti. È molto interessante perché è un panegirico, qui siamo già un po' avanti nel 1637, di Michelangelo Torcigliani Lucchese, che era un poeta marinista, classicista, molto dotto, che troveremo anche più avanti, e di cui sembra, meno dalle fonti, che proprio Rubens ne abbia eseguito il ritratto inciso. Quindi i rapporti, vedete, veramente tra il mondo editoriale, artistico, anche forestiero, erano incredibilmente dei rapporti veramente molto stretti. E, parlando adesso della seconda parte del secolo, degli anni centrali, il 1630 si apre con l'inaspettato flagello della peste, che, insomma, come sapete, falcidia un terzo della popolazione. Ovviamente Venezia in tutti gli ambiti entra in una grave crisi, molti torchi si fermano, e per un po' di anni non vengono più prodotti libri illustrati, che sono più costosi, richiedono una lavorazione maggiore. Però proprio nel 1630 un giovane patrizio di belle speranze, Giovan Francesco Loredano, facendo parte di una delle famiglie più importanti del Senato, istituì nel suo palazzo di San Zanipolo l'Accademia degli Incogniti, la notissima Accademia degli Incogniti, che, pensate, per un trentennio, proprio il trentennio centrale del secolo, detenne un ruolo fondamentale, sia per proprio la rinascita, il riscatto delle arti e anche dell'editoria dopo la peste, ma anche un ruolo molto importante a livello politico e diplomatico. Qui vedete il ritratto di Loredano, ritratto inciso, e poi l'emblema incognito. L'incognito è il nome del virtuoso al mondo non conosciuto, un emblema in cui vediamo il fiume Nilo che discende da un alto monte e si dirama e disperde sul mare. Probabilmente ideato dal compare, uno dei compari del sodalizio Guido Casoni, che probabilmente fu anche dipinto da Tiberio Tinelli. L'intento editoriale dell'Accademia degli Incogniti era fortissimo. Pensate che Tiziana Menegatti nel 2000, nel suo studio sulla produzione proprio a stampa del solo Loredano, censisce circa 300 titoli, con le ristampe, le traduzioni in più lingue, solo del Loredano. Per cui pensate, con tutti gli accoliti, che erano per lo più patrizi di alto rango, non solo veneziani, e poi poeti, letterati, musicisti, le pubblicazioni erano infinite, tanto che la stessa Menegatti parla di scritti oceanici e di Petrucci di monumentale cartaceo. È importante sottolineare come proprio non solo l'Accademia degli Incogniti, pensiamo, qui ti ho mostrato l'emblema della cinquecentesca Accademia Veneziana, che ebbe breve durata e fu fondata proprio alla metà del Cinquecento da Federico Badoer. Gli intenti editoriali delle accademie erano sempre molto caldeggiati, importanti, perché attraverso i loro testi
gli accademici in qualche modo veicolavano i loro intenti da un punto di vista anche diplomatico, politico, filosofico. Certo, nell'Accademia degli Incogniti ci si trovava per leggere ad alta voce i testi degli stessi accademici, ma anche per discutere di eloquenza, per esercitarsi nelle tecniche compositive, ma si assistevano anche a balli, rappresentazioni. Per esempio, un ruolo fondamentale nell'Accademia degli Incogniti rivestivano anche le donne, la famosa cantante romana Anna Renzi, Barbara Strozzi. E però di fatto l'Accademia veicolava, degli Incogniti ha veicolato dei fermenti libertini, anti-romani, anticlericali, antispagnoli e un certo anche determinismo naturalistico in campo filosofico. C'erano di quei libri che venivano smerciati sotto banco perché ovviamente che dovevano sfuggire alle maglie della censura perché erano veramente molto forti. Ma è importante sottolineare come proprio con l'Accademia degli Incogniti e nelle pubblicazioni per lo più incognite, inizialmente incognite, il libro veneziano muta davvero la sua fisionomia. Perché agli inizi degli anni 40, nei primissimi anni 40 del secolo, ecco che compare la novità, direi più grande del libro seicentesco, ossia l'Antiporta, che a poco, peraltro, sostituisce il frontespizio inciso di cui vi ho fatto vedere alcuni esempi del trentennio precedente. Il frontespizio torna per lo più tipografico, alla maniera cinquecentesca, e tutto il, come si può dire, la creatività artistica proprio nel libro illustrato si concentra nell'antiporta, che è la tavola che generalmente precede il frontespizio, sul retto della prima carta e che condensa un'immagine sempre più pittorica e per lo più allegorica, il contenuto pregnante del testo. Inizialmente le antiporte mantengono l'elemento scritto, cioè quindi la parola chiave del titolo, il nome dell'autore, quasi sempre, anche più avanti. La parola, quella interrelazione tra l'immagine figurata e parola scritta che comunque permane sempre, l'anello con la scrittura è un po' imprescindibile. Quindi vi dicevo, muta la sua fisionomia. E Loredano si serve intelligentemente, perché è Loredano in qualche modo un po' il deus ex machina che segue la trafila delle pubblicazioni sue, ma anche di molti suoi autori e sodali, dalla A alla Z veramente, e si affianca di valenti, quelli che io avevo un po' nel libro del 2010 chiamati artigiani del libro, ossia incisori, illustratori, che trasferiscono proprio sullo piccolo spazio della pagina, molto spesso sono libri piccolini, soprattutto ottavo, dodicesimo, qualche volta anche il quarto, ma sono di norma volumi, questi incogniti, abbastanza piccolini, quindi dobbiamo immaginare uno spazio compresso, che quindi sanno in qualche modo trasferire, riprodurre sulla inizialmente a bulino, poi via via prende piede anche l'acquaforte, una commistione delle due tecniche, l'acquaforte che dà un segno più verosimilmente pittorico, chiaroscurale, e trasferisce i disegni dei cosiddetti peintres graveurs, quindi che erano per lo più giovani pittori di belle speranze che proprio attraverso le opportunità offerte dal mondo editoriale, dal libro illustrato, si fanno conoscere fornendo dei disegni ad hoc per
per le incisioni librarie, in modo anche da agganciare delle commissioni importanti, conoscere i nomi giusti per poi anche poter lavorare come pittori, come decoratori. La coppia vincente che lavorerà tantissimo per Loredano e gli Incogniti in questo trentennio del secolo è in particolare quella formata da Giacomo Piccini, uno degli illustratori leader che poi formerà anche una bottega, veneziano Giacomo Piccini, che qui vediamo, sto studiando questo ritratto un po' dedicatogli da Giulio Strozzi, ecco, e il romano Francesco Ruschi. Francesco Ruschi che per tutta la sua attività non lascerà mai il suo contatto proprio con l'Accademia e con il contesto anche editoriale. Ecco, lo vediamo, la pala di San Pietro di Castello. Qui vi mostro due tra le primissime antiporte veneziane, proprio di due volumi del Loredano, 1642, un anno cruciale, i sensi di devozione, le bizzarrie accademiche, con queste figure anche discinte di donne, questa struttura un po' piramidale della composizione che è tipica peraltro di Francesco Ruschi. Poi vi mostro altre due opere, quella a sinistra e al centro, particolari, perché si tratta di due altre tavole allegoriche. Vediamo l'antiporta delle memorie storiche del Bisaccioni, con la figura del tempo che scosta questa tenda trompe-l'oeil su un campo di battaglia, sempre 42, e qui la coppia non è Piccini e Ruschi, che lavorerà tantissimo assieme, ma il nostro Francesco Valesio, che proprio nell'ultimissima fase della sua attività ha saputo in qualche modo catturare la nuova sensibilità pittorica per l'antiporta, e quindi abbandona gradualmente il frontespizio inciso, che era una sua specialità nel campo dell'illustrazione, proprio per dedicarsi anche lui alle antiporte. Lo vediamo con Francesco Ruschi qui a sinistra, e anche al centro, scusate la foto brutta, un testo rarissimo, l'storia di Ugo, principe della Toscana dell'anno dopo, il 43, di Placido Puccinelli, in cui vedete squaderna un quadro, praticamente sembra veramente un quadro all'interno della pagina del libro. Tra l'altro la figura, vedete in basso, è chiaramente ripresa dal San Lorenzo di Tiziano dei Gesuiti, soprattutto nella traduzione che ne fece, traduzione libera traduzione, no? Che ne fece Cornelis Court. Poi ancora invece vi mostro qualche esempio, a destra invece un'antiporta bellissima delle primizie accademiche di Vettore Contarini, patrizio affiliato ovviamente agli Incogniti, iscritto agli Incogniti, che fu capitano di Padova, invece a firma Ruschi Piccini, e vedete un'antiporta già aperta proprio alle novità centro-italiane, molto pittorica. Vedete tra l'altro che quasi tutti, molti testi accademici persiste nell'antiporta l'elemento dell'emblema ex ignoto notus, che compare veramente molto spesso. Ancora 1642, vediamo l'antiporta a sinistra, particolare allegorica, a firma invece di Giovanni Georgi, di probabile origine germanica, un altro artigiano del libro, illustratore, che ha lavorato moltissimo al pari di Piccini proprio per il Loredano e i suoi sodali. Nella prima fase di attività ha lavorato molto a Padova per l'editoria padovana, infatti questo è un'antiporta per un'opera del vescovo Tomasini, che però poi troveremo perché era iscritto anche lui all'Accademia degli Incogniti. Interessante perché il testo è pubblicato ad Udine da Niccolò Schiratti, ma Schiratti era un editore e mercante di libri e stampe
sempre in contatto con Venezia, quindi i rapporti erano continui. E bellissimo perché appunto vedete sullo sfondo il San Giorgio in alga e questa allegoria un po' di Venezia con il Doge trainati da due tritoni. Nel 1640 lo stesso Giovanni Georgi aveva illustrato invece con delle tavole, quindi siamo negli anni 40, interessantissimo perché è proprio alta epoca, con delle tavole, il cosiddetto dispaccio di Venere di Pietro Michiel, che era racchiudeva una serie di epistole eroiche, amorose, in cui le tavole sono chiaramente di ispirazione pittorica e proprio dei pittori contemporanei, ma che guardavano alla grande tradizione veneziana, che erano quelli caldeggiati dall'Accademia. Quindi attraverso il libro, diciamo, Loredano in qualche modo promuove proprio i suoi artisti. E quindi vediamo Alcina che guarda sicuramente al Padovanino, Alessandro Varotari detto Padovanino, la Clarice a Mazzoni e il Ruggero a Pietro della Vecchia, questa strana particolare figura. Egli stesso si definiva un teorico dell'arte che aveva tra l'altro istituito nella sua abitazione bottega di San Canciano una sua stessa accademia soprattutto dedicata al disegno, alla prospettiva, all'anatomia. E lo stesso Pietro della Vecchia è molto coinvolto nell'editoria illustrata. Era egli stesso un pentagrammeur. Qui vediamo a sinistra la Dianea del Loredano, il 43, stampata nel 43, a firma Ruschi Piccini, ma la cui, diciamo così, un po' blasfema, allegoria della verità è senz'altro ripresa dal celebre controverso dipinto di Pietro della Vecchia dell'Accademia Carrara di Bergamo, così come Pietro della Vecchia firma proprio i disegni, cioè l'antiporta, quindi fornisce i disegni per un'opera molto particolare del 1644, la soteria di Lorenzo Longo, che discute in termini eterodossi il primo progetto della Basilica della Salute. Infatti vediamo nella antiporta il progettino, diciamo la fronte della salute, come peraltro era stata incisa in una bellissima stampa sciolta del suo compare Marco Boschini, proprio datata 1644. Quindi vediamo un Pietro della Vecchia molto coinvolto anch'egli come pentagraveur. Il 1647 è un anno molto importante per le sorti dell'Accademia degli Incogniti, perché viene stampato il testo cardine, insomma, degli accademici, le glorie degli Incogniti, che è diciamo anche un nuovo genere, se vogliamo, letterario, il genere iconobibliografico, in cui vengono inseriti oltre 100 accademici, di cui nel testo si dà l'elenco, pensate, delle opere manoscritte a stampa, e ogni vita è preceduta da un ritratto, oltre che il testo è aperto da questa splendida antiporta allegorica che è stata affidata proprio a questa coppia ormai rodata, Piccini e Ruschi, con un Ercole meditabondo, vedete sempre l'emblema accademico che compare, la dea Diana che blocca la falce con il tempo e anche una clessidra a terra. Poi, dopo il frontespizio, vedete che torna tipografico, una grande tavola sempre di Ruschi e Piccini con l'emblema accademico che abbiamo discusso prima, e poi questi ritratti molto belli e molto discontinui, perché è interessante come siano di mani di vari autori. Alcuni incisori, illustratori, hanno inviato a Venezia il ritratto inciso altrove,
e quindi l'hanno inviato perché potesse essere poi rilegato a Venezia. E qui vediamo Georgi che non poteva non incidere il ritratto del suo primo committente, il vescovo Tomasini, Marco Boschini, il bergamasco Pighetti. Ecco, il francese François Curet, una figura tutta da studiare, che lavora a Vicenza per lo più e che incide infatti il ritratto del conte Gualdo Priorato, che sarà quello poi che realizza la biografia del cavaliere Pietro Liberi. E poi ancora da Firenze mandano, vedete anche con tecniche, con rigidità diverse, ecco, l'alemario inciso da Fiorentino Cosimo Merlini, Bleumart, il frate Torretti, e poi bellissimo, in basso vedete il ritratto inciso finemente a Bulino da Giacomo Piccini su disegno di Nicolò Rémy, un francese, anche lui coinvolto nell'editoria illustrata, la cui figlia Clorinda era andata in sposa a Pietro della Vecchia, quindi sapete un po' tutti questi legami strettissimi. Velocemente qui, l'anno dopo viene pubblicato uno dei, insomma, caposaldi della critica artistica, prima critica artistica veneziana, Le meraviglie dell'arte di Carlo Ridolfi, che sicuramente aveva guardato, non poteva non aver guardato il volume degli Incogniti. Un Carlo Ridolfi, pensate, che non poté essere, che era molto vicino all'Accademia degli Incogniti, ma che non poté essere, non poté iscriversi perché aveva natali troppo bassi. Quindi perché gli accademici erano di rango effettivamente molto alto, ma che riceve nel volume delle gratulatorie, dei complimenti di molti accademici. E qui vediamo che lo stesso Ridolfi presta il disegno a Piccini per l'antiporta. E quasi tutti i ritratti, oltre quasi 150 vite d'artisti, sono incise dai due, anche qui non a caso, dei due artigiani del libro più caldeggiati dall'Accademia degli Incogniti, ossia Giacomo Piccini e Giovanni Georgi, Georgi che realizza il ritratto di Tiziano. Poi qui ci sarebbe tutta una serie di catene iconografiche, ma che guarda lo splendido Bulino di Agostino Carracci e anche quello di Giorgione. Mi soffermo ancora un attimo sul, quindi non solo con l'Accademia degli Incogniti il libro muta la sua fisionomia, ma l'Accademia promuove anche nuovi generi letterari o comunque in qualche modo li caldeggia, li pratica. E abbiamo visto il genere dell'icono bibliografia, ma pensiamo anche allo stesso romanzo, la trilogia di Glisomiro del Badiense Brusoni, oppure la lirica dialettale del Busenello, la satira di costume di Dario Varottare il Giovane. Il genere epistolare è molto praticato. Nel genere epistolare, ecco, in genere le antiporte sono caratterizzate dalla presenza di figure in volo, che possono essere quella di Mercurio, della Vittoria Alata o, come in questo caso, della Fama. Qui vediamo la Fama in volo nelle opere, lettere in realtà di Loredano, o ancora nelle lettere scelte di Balzac del 1658. Non potevo non segnalare questa stretta comunicazione, proprio interscambio in qualche modo tra le arti, perché vediamo come i rimandi con in particolare proprio l'arte plastica, la scultura, sono evidenti. Vediamo ad esempio qui un particolare della Vittoria Alata di un monumento celebrativo in arsenale del prolifico scultore di origine tedesca Enrico Merengo. Un altro genere letterario molto praticato è quella dell'eloquenza, dell'oratoria, le declamazioni.
quanto declamavano gli incogniti quando si ritrovavano. E qui vi mostro questa curiosa antiporta firmata dal solo Giovanni Georgi, le declamazioni di Lorenzo Crasso, che era un avvocato erudito, letterato di origine napoletana, che oltre a essere affiliato agli incogniti, era anche affiliato all'Accademia Marignana degli Oziosi. Faccio una piccola parentesi, lo stesso Loredano che aveva fondato gli incogniti era iscritto a sua volta almeno a una dozzina di accademie. Un po' in tutta Italia, addirittura lo ritroviamo anche a Messina, legato a un'accademia di Messina. E gran parte degli incogniti erano a loro volta iscritti ad altre accademie. Quindi veramente un circuito che si espande molto. Ma interessante questa antiporta perché vediamo che quando un artigiano del libro in qualche modo deve egli stesso è senza un disegno fornito da un peintre-graveur, quindi da un pittore, un'invenzione pittorica, rimane in qualche modo privo di... E quindi in questo caso Giorgi si rifà chiaramente, ma proprio di sana pianta, vedete una xilografia dal celeberrimo repertorio dell'iconologia di Cesare Ripa, la chiara fama nella medaglia di Antino. Un repertorio, quello di Ripa, quando poi fu illustrato, 1603 mi pare la prima edizione illustrata, che viene letteralmente saccheggiato dai pittori, ma anche in particolare proprio dagli illustratori del libro che, ripeto, avevano bisogno comunque di un appiglio figurativo per le creazioni. Quindi di casi come questi ce ne sono. E un altro filone letterario sicuramente promosso inizialmente e sviluppatosi in ambito incognito, che poi ebbe un grande successo per tutto il secolo, è quello del dramma per della librettistica d'opera, del dramma per musica. Venezia, vi faccio un brevissimo, Venezia è nel Seicento, è proprio la città per eccellenza del teatro, tanto che vengono anche molti forestieri per vedere le rappresentazioni funambolistiche veneziane, l'epoca in cui si costruiscono via via dei teatri sempre più sofisticati. Uno dei primi è il Teatro Nuovissimo a San Zanipolo, diretto addirittura da Giacomo Torelli da Fano e che era assolutamente, indubitabilmente finanziato dai patrizi incogniti. Ma poi ce ne sono molti altri, anche più tardi, il Grimani, il San Cassiano, il Santa Ponal, che sarà invece finanziato dall'Accademia degli Imperturbabili. Oppure a Murano gli Angustiati avevano un loro teatro. Appunto delle scenografie realizzate molto spesso da pittori, scenografi di tutto rango. Pensiamo comunque che Venezia è a Venezia prende avvio il melodramma con Monteverdi e poi l'allievo Francesco Sacrati, quindi siamo proprio, ma questa è un'altra storia, insomma, quella del teatro. Ma sicuramente il filone della librettistica d'opera e delle antiporte connesse è molto importante. Qui vediamo, vi mostro alcuni esempi, Giacomo Piccini, l'antiporta del Seramide in India del 48, e ecco, prenderà piede soprattutto a partire dagli anni 50 la librettistica d'opera. E qui vediamo, interessante, il Cesare Amante di Dario Varotari il Giovane, figlio di Padovanino, che qui, a mio avviso, rende un po' omaggio al padre che era mancato da 2 anni, perché vedete come Giacomo Piccini riprende chiaramente questi puttini che giocano da un dipinto appunto di Padovanino, che poi ha a sua volta ripercussioni anche sulla scultura. E vedete proprio che qui c'è un prestito letterale, si può dire.
Negli anni, gli anni 50, dal 51 proprio al 59-60, Giacomo Piccini, che morirà, poi adesso lo vediamo, nel 60, si discosta un pochino da Ruschi, con Ruschi collabora in altre imprese, ma nel settore librettistico si associa in questo caso ad un nuovo emergente peintre graveur, l'atestino Antonio Zanchi, che pure era allievo di Ruschi e che come Ruschi hanno due carriere molto legate, molto simili, ho notato, perlomeno nel campo del libro illustrato, perché non abbandonerà mai il libro illustrato, rimarrà sempre molto legato al mondo editoriale. E Antonio Zanchi, tra l'altro, collabora nel settore teatrale non solo nel fornire dei disegni atti ad essere incisi per le antiporte, dei libretti d'opera, ma lavora anche proprio attivamente come scenografo, come allestitore proprio di scenografie e teatrali. E qui vediamo una serie di opere, l'Artemisia, il Medoro. Vi faccio notare in particolare l'Elena del 59, perché è proprio un po' un omaggio, dico io, sia dell'allievo Zanchi che del compare Piccini a Francesco Ruschi, perché vedete chiaramente che sia la presenza di questa colonna, la disposizione verticale, gli scorci virtuosistici anche un po' tipici di Ruschi, la colonna centrale scanalata, l'altra colonna tagliata e poi soprattutto quest'angelo in volo che piomba sulla scena deriva proprio dalla pala che avevamo già visto di San Pietro di Castello, anche in questo caso un po' un prestito quasi letterale. Adesso mi avvio anche un po' alla, spero di essere nei tempi, e alla terza parte, ultima dell'intervento, e nella terza e ultima parte del secolo. Diciamo allora, il 1660 è un anno importante, un anno in cui Giacomo Piccini prematuramente viene a mancare. L'anno dopo vengono a mancare anche Francesco Ruschi e lo stesso Loredano. Loredano che comincia ad essere, da già qualche anno, che era appartato, più appartato dalla scena politica e muore un po' in solitudine a Peschiera del Garda. Ovviamente l'Accademia degli Incogniti si scioglie, finisce un'era. Molti patrizi a loro volta vengono a mancare. Gli accoliti, gli artisti legati all'Accademia o se ne vanno, lasciano Venezia oppure rientrano nei ranghi. Pensate che nel 1657, quindi ancora in vita Loredano, il Senato vota per la riammissione dei Gesuiti, tanto come dire osteggiati e sbeffeggiati in qualche modo in gioventù negli scritti libertini. Quindi c'è un po' un ritorno all'ordine in questi anni, in quest'ultimo trentennio, una sorta di ondata di disciplinamento cattolico, anche dovuto alla presenza dei sette patriarchi che si alternano alla guida della diocesi di Venezia, in particolare l'ultimo, diciamo, dei patriarchi del secolo, Giovanni Badoer, della famiglia Badoer, ha peraltro istituito due accademie di natura completamente diversa da quella degli incogniti, i filadelfici e i trattenuti di carattere religioso, la prima dedicata a San Carlo Borromeo, la seconda a Ludovico Giustiniani, canonizzato nel 1690, delle accademie che cercavano di rinsaldare la ritualità religiosa, i sacramenti, le liturgie. Quindi siamo in un clima ben diverso rispetto al primo trentennio del secolo e non può che non risentirne anche il libro illustrato. Anche se devo dire che, come vi dicevo, il settore della librettistica d'opere, il settore teatrale, rimane sempre molto trainante e sempre un aggancio per commissioni più importanti e un ambito dove trovano possibilità di emergere nuovi peintre graveur.
E qui vi faccio vedere ad esempio l'antiporta dell'Antioco di Pietro Negri, che come Zanchi era pure allievo, era stato pure allievo di Francesco Ruschi nel 58, l'Antiaco, e l'antiporta dell'inganno riconosciuto di Giuseppe Diamantini da Fossombrone, uno dei non molti incisori di invenzione dell'Italia, anche se vogliamo, no? Del 600, del 66. E poi ancora il nostro Zanchi, sempre attivo, per l'illustrazione, come abbiamo detto, che in questo caso morto Piccini si associa in particolare ad un altro illustratore, ma che fu soprattutto un editore, calcografo, mercante, Antonio Bosio, che aveva bottega in Ruga Giuffa, Santa Maria Formosa. Ma poi ancora Lodovico David, ticinese, con l'Alessandro Amante del 67, ma Lodovico David è un altro peintre graveur molto coinvolto anche in altre imprese importanti, librarie. E tra l'altro lo stesso Lodovico David, che era molto inserito nella comunità, la grossa comunità ticinese che si era installata a Venezia, soprattutto di lapici di architetti, ecco, Lodovico David fonda una propria accademia che ricorda un pochino quella del Vecchia, ma con intenti un po' più alti, filosofici anche più alti, e un'accademia molto concentrata sugli studi matematici, in particolare della prospettiva. E poi Giambattista Lambranzi, architetto, scenografo, frescante, decoratore, molto coinvolto nell'ambiente teatrale e molto coinvolto, qui vi faccio vedere solo l'antiporta dell'Ercole in Tebe del 71, ma è di antiporte librettistiche di Lambranzi ce ne sono veramente tante. Ancora il Fiammingo Lefebvre, che muore prematuramente, che collabora molto con Antonio Bosio. Lefebvre è noto soprattutto per la celebre opera Selectiora, cui è pubblicata post mortem nell'82 da Giacomo Van Campen, con rami di riproduzione da dipinti di Tiziano e Veronese, un'opera fondamentale nel campo proprio dello studio della traduzione e riproduzione. E spero di avere ancora un po' di tempo, mi avvio alla conclusione, ma è una figura di cui mi sono innamorata e occupata, e ci sarebbe ancora tanto da fare. È quella poi allora Piccini muore nel 60, e come vi dicevo lascia una propria bottega, una bottega in cui lavorano, lui ha tre figli, Pietro, Elisabetta e Faustina. Pietro ed Elisabetta iniziano anche loro a seguire le orme del padre e iniziano a lavorare nel frizzante, vivace settore della librettistica. Qui vediamo due prove. Ed è interessantissimo perché all'inizio, siamo proprio i primi anni 60, morto il padre, si firmano come i figliuoli del Piccini. Ho trovato non tante, ma delle antiporte, quindi vi metto un dettaglio, che ricorda il marchio di fabbrica come degli eredi Spauli. È interessantissimo che dal punto di vista librario, vuol dire, pensate la fama che aveva Piccini anche, no? Perché loro, per imporsi, si firmano così. Poi in realtà di Pietro avevo cercato di seguire un po' le tracce, molto scadente, e si perdono presto, ma c'è da lavorare, c'è da lavorare. Mentre Elisabetta ebbe una fama, direi ancora più grande di quella del padre, diciamo, perché Elisabetta nel 1666, pensate, a 22 anni, entra come monaca professa nel convento di Santa Croce con il nome di Isabella, quindi è più nota come Suora Isabella Piccini, ma in realtà si chiamava Elisabetta dai documenti. Poi c'era anche Faustina, che è entrata anche lei suora, ma poi era uscita dal convento perché si è sposmaritata, ma lei non era attenta alle attività artistiche, Faustina. Isabella è una figura interessantissima, perché pensate che
nel convento della Croce installa un laboratorio calcografico in cui praticamente ha lavorato quasi sempre da sola, perché ci sono delle lettere, dei documenti in cui dice che lei ha provato anche a far impratichire con sorelle giovani nell'arte, ma nessuna aveva tanta voglia. E quindi pressoché da sola ha prodotto, solo nel campo dell'illustrazione del libro, almeno quello che io sono riuscita in questo repertorio, che ho fatto insomma, oltre 230 illustrazioni. Solo ha lavorato 68 anni, perché è morta a 90 anni nel 1734 ed era infaticabile. E soprattutto nel campo un po' religioso, diciamo, ma non solo, in tutto anche lì, come un po' Valesio, come un po' Piccini, queste figure che lavoravano per tutto il settore proprio librario. E anche non solo per editori veneziani, ma ha lavorato almeno per tutto il nord Italia, Padova, la tipografia Barbarigo, dopo tantissimo con i Remondini. Qui vediamo ad esempio che lei riattava anche delle tavolette ai Santini Remondiniani, insomma aveva dei contatti con Brescia, con Udine, dei contatti enormi, e divenne una delle illustratrici leader, pur monaca, all'interno del convento. Qui vi mostro solo alcune collaborazioni eccezionali, e collaborava con i maggiori Pentre Graver del momento, Giovanni Antonio Lazzari, il nostro Zanchi, come vi dicevo, bellissimo questo bulino al centro, appunto con, firmato da Zanchi, delle Disputationis teologiche dell'86, ma anche con Lazzarini, con Gregorio Lazzarini, Angelo Mugliani. Io qui riporto solo alcuni esempi. E qui mi avvio alla conclusione, spero di essere stata nei tempi. Suor Isabella collabora anche con Vincenzo Maria Coronelli. Concludo con Coronelli, perché anche Coronelli, peraltro francescano, nel 1701 Coronelli assurge alla carica proprio di vicario, insomma, dell'ordine dei generale dell'ordine dei minori conventuali, un'altra figura importantissima, eclettica, che nel 1684 fonda l'Accademia Cosmografica degli Argonauti. Qui vediamo un suo ritratto a sinistra e l'emblema degli accademici, che è la prima società, accademia storica di carattere geografico, e impianta, come diciamo Isabella aveva istituito il suo laboratorio, lui ai Frari istituisce un laboratorio calcografico che avrà costi immensi, infatti era stato anche criticato un po' per questo, dove lui scrive proprio che ha catalizzato i migliori operari d'Europa. Effettivamente ci lavorano figure come Arnold van Westerhout, i fratelli Kilian, Giuseppe Juster, o i francesi Dorigny, Faria, Corneille, quindi veramente nomi importanti oltre che i locali, e ha edito una quantità immane di pubblicazioni, soprattutto appunto di carattere geografico, ma non solo, come Atlanti, Solari, Teatri di città, o anche appunto delle planimetrie sciolte, come questa che vedete, che poi venivano acquarellate, o i celeberrimi globi. Qui vi faccio vedere alcuni al Museo Correr. Tra gli stipendiati c'erano proprio degli illustratori, degli artisti che erano stipendiati proprio dal laboratorio. Tra questi un altro illustratore leader dell'epoca, un po' della Piccini, è il veronese Alessandro Dalla Via. Anche lui collabora con altri Pentre Graver, come Lodovico Lamberti. Qui vediamo l'antiporta allegorica proprio con gli Argonauti nell'isolario di Coronelli del 96, ma collabora anche con Giuseppe Maria Mitelli bolognese, stravagante anche questo Pentre Graver, autore peraltro di importanti riproduzioni da Tiziano, i soffitti di Santa Maria in Isola,
Oppure, ecco, Dalla Via era molto attivo nel campo delle riproduzioni di apparati effimeri come questo barcone allegorico inciso su disegno del trevigiano Giovanni Carboncino. Un altro stipendiato, mi avvio alla conclusione, è Domenico Rossetti, che era invece più un disegnatore topografo militare, infatti qui vediamo un disegno topografico sempre per Coronelli del canale di Cattaro, o una riproduzione molto minuziosa dal telero di Domenico Tintoretto con la vittoria del veneziano Pirano in Palazzo Ducale. Voglio concludere tornando un po' a quel concetto, no, iniziale dell'anamorfosi nell'opera di Tesauro con l'omnis in unum, quindi l'unione tra le arti, e vi faccio vedere questo raffronto sempre in un'opera di Coronelli, Il teatro delle città del 1697, in cui che è arricchito da, ne ho proprio consultato, questa l'ho fotografata io, mi sono dovuta mettere una tavola enorme, ripiegata proprio, con questo catafalco celebrativo, vedete, impiantato su una ascesi verticale di nuvole, di angeli, una conchiglia che racchiude la Trinità in alto, di mano incisa da Bartolomeus Kilian, tedesco d'Augusta, su disegno di Lodovico Ottavio Burnacini, un architetto e scenografo di origine viennese, che non può effettivamente non ricordare certi trionfi da tavola, come questo meraviglioso di Andrea Brustolona per il mitico fornimento Venier di Carezzonico. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Io ringrazio moltissimo Francesca per questo strepitoso viaggio attraverso il mondo del libro seicentesco e soprattutto un seminario che ci consente di così attraversare molti dei temi che ci sono cari in questo ciclo dedicato alla questione dell'opera corale. Quindi, cosa c'è di più corale, cioè, che tenevo appunto a sì, sì, ricordare questo tema proprio della coralità tra le arti e letteratura e le intrecci, ecco, magari ho dato tratti nomi magari. No, ma avevamo bisogno appunto anche di questa panoramica così vasta, se non altro per capire anche l'entità del fenomeno, che credo sia davvero impressionante. Sì. I nomi che vi ho dovuto ovviamente fare una cernita, ma vi potrei indicare, ecco, si trovano anche proprio sconosciuti o artisti di fama, incisori più, cioè un mondo composito di cui è molto affascinante seguire gli intrecci. Ecco, sì, dire. Assolutamente. Io ricordo al pubblico che ci segue da casa che è possibile rivolgere le proprie domande nella chat, eventualmente poi le riporteremo oppure vi daremo direttamente la parola se riusciamo a maneggiare tutta la questione tecnica, ma insomma di solito ci riusciamo, quindi mi auguro che sia questo il caso. E naturalmente adesso mi rivolgo alla sala perché so che ci sono molti, una sala pienissima, peraltro volevo ringraziarvi sinceramente per questa partecipazione, veramente molto così piacevolmente sorprendente. So che ci sono molti di voi che appunto frequentano temi affini e quindi mi piacerebbe che come al solito lanciassimo una discussione, un dibattito per approfondire alcuni aspetti che vi hanno particolarmente interessato. Prego. Faccio tre domande.
Sì, certo. Spero di essere. Soltanto un momento di pazienza perché le passo il microfono, altrimenti la casa non la sento. Ah, va bene. Non ho ben capito i libri che ci ha fatto vedere, sono alla biblioteca Antoniana di Padova. Ah, ecco, beh, sì, scusate che non vi ho indicato perché sono tanti. No, non sono tutti. Allora, diciamo, la mia ricerca è partita dalla Biblioteca Antoniana di Padova, ma poi, ecco, non l'ho detto nell'introduzione, ma poi il volume che ho pubblicato nel 2010 si è arricchito ovviamente di ricerche nelle maggiori biblioteche, quantomeno del Veneto veneziano, tra la Marciana, il Correr, la Querini Stampaglia. Ho lavorato molto anche in Biblioteca Bertoliana a Vicenza, io sono vicentina, ma anche perché c'è proprio il fondo Bertoli, che è un fondo seicentesco molto ricco. E poi per avere certe immagini ho insomma movimentato un po', perché alcuni testi rari li trovi magari nella biblioteca, nel convento. Per esempio ho lavorato anche a Padova, molto a Padova, la biblioteca del seminario di Padova, molto ricca, soprattutto le biblioteche che hanno dei fondi o che sono state create proprio nel Seicento, quindi hanno dei fondi seicenteschi molto notevoli, quindi no, il diverso. Questi libri, per favore, ovviamente sono questi libri, che sono rivolti a un pubblico chiaramente d'Italia, insomma, un gruppo ristretto, ovviamente dato il periodo, girano anche per l'Europa, cioè voglio dire. Direi di sì, perché pensate che ad esempio alcune pubblicazioni di Loredano sono state pubblicate in lingua inglese, spagnola e francese, per dire, quindi giravano, ad esempio poi soprattutto nell'epoca anche di Suor Isabella Piccini, ad esempio, qui i libri più tascabili e le immagini Santini, ad esempio con l'industria dei Remondini, certe cose venivano smerciate proprio veramente fino alle Americhe. Quindi altri testi di alcuni accademici rimangono testi un po' ermetici e che venivano proprio decantati all'interno dell'Accademia. E alcuni libri rientrano anche da un'altra indice dei libri proibiti. Non vi ho parlato, cioè di tutta, per esempio, dei circa 19.000 titoli che sono censiti nelle edizioni veneziane del Seicento, ecco, non contano, sono in difetto, perché non contano effettivamente tutta quella produzione sommersa, soprattutto di quella parte di produzione libertina incognita che è sfuggita alla censura. Sono testi quelli che venivano smerciati nel mercato di San Marco sotto banco, però devo dire che alcuni incogniti sono stati anche decapitati. Ferrante Pallavicino, insomma, ha perso la vita per diciamo le sue versioni. Oppure ad esempio il secondo editore stampatore ufficiale dell'Accademia, Francesco Valvassense, dopo la morte di Sarzina, è in corso nel Sant'Uffizio, per cui ha dovuto chiudere i torchi per qualche anno, quindi riuscivano a sfuggire, ma fino a un certo punto, ecco. Quindi c'è una produzione molto molto vasta anche di quel tipo di. Un'ultima domanda, perché non voglio certo. Fare gli altri studenti. E quante illustrazioni ci sono all'incirca in un libro, per farsi un'idea? Cioè, se Io non so, di 100 pagine. Certo, no? Certo. Dipende dalla tipologia del libro. Potrebbe essere concentrata l'illustrazione solo nell'antiporta, molto spesso, quindi che appunto condensava tutto il contenuto del testo, per poi lasciare il testo un po' a questi decori, vedete, addirittura, ma anche alla fine del Seicento, se vogliamo, troviamo delle iniziali cinquecentesche, per dire, ma sempre più usurate. Oppure ci sono altri testi che sono riccamente illustrati. La Conchiglia Celeste del 90, mi pare, non l'ho inserita, integralmente illustrata dalla Piccini,
aveva, oltre che l'antiporta, aveva dei ritratti dedicatori anche della Cornaro, della Elena Cornaro Piscopi, la prima donna laureata al mondo, e lì era ricchissimo di tavole. Dipende proprio dalla tipologia del testo. Testi celebrativi sono riccamente illustrati, testi di Coronelli sono riccamente illustrati. Di norma quei testi accademici recavano solo l'antiporta. Grazie. Grazie. Spero di riuscire a rispondere. Grazie mille per questa bellissima panoramica che soprattutto colma per me un secolo del 600 che di poco studiato soprattutto riguardo all'architettura, cioè sono tantissimi studi sulla trattatistica del 500 e poi tante cose sul 700, ma poco di architettura in questa presentazione, ma c'è tutto il mondo in mezzo. Io farei una domanda specifica sulla cartografia che apre Coronelli nel convento di Fari. Sì, certo. Nelle numerose biografie di Coronelli si racconta che ha fatto venire incisori dall'Olanda, dalla Francia, perché a Venezia non c'erano più, a fine 600, delle botteghe in grado di riprodurre delle mappe cartografiche di qualità. Quindi io se questo elemento fa parte dell'autocelebrazione di Coronelli o se c'è realmente un abbassamento della qualità del lavoro delle botteghe legato a questo spostamento delle attività all'interno dei conventi, che sembra un fenomeno abbastanza diffuso. Certo, no, giusta domanda. Allora sicuramente c'è la verità sta forse un po' nel mezzo, sicuramente c'è un po' anche di spirito un po' celebrativo del Coronelli che appunto si era anche un po' inimicato, se vogliamo, diciamo anche una parte dei conventuali proprio per le spese perché poi lui stipendiava questi operari, quindi c'erano delle spese indubbie sia proprio di torchi, di materiali di stampa, sia proprio per stipendiare anche questi artisti che venivano da fuori. Certamente in campo cartografico Venezia un po' in tutto il secolo, che pure mantiene diciamo un primato in questo senso, però tende veramente le botteghe, abbiamo visto Valesio all'inizio, poi ad esempio anche Antonio Bosio che vi ho citato via Santa Maria Formosa, tendevano a non creare nuovi esemplari, ma a riattare molto spesso proprio carte, mappe, ma addirittura cinquecentesche del Camoccio di Martino Rota. Quindi è vero che c'era uno scadimento in questo senso. E quindi il fatto di illustratori, cartografi che venivano da fuori, questo ha permesso di rianimare anche questo settore cartografico. In questo devo dire che bisogna dare merito a Coronelli e a tutta la sua impresa cosmografica proprio. Grazie. Ci sono alcune domande da casa. Da casa? Che mi permetto di riportare. Sì, certo. Se mi vedono. Dunque, se vuoi visualizzare, sì. Puoi farlo anche tu. Allora, Enrico Dal Pozzolo chiede informazioni circa l'argomento del prossimo libro della dottoressa Cucchiara, attestata alla grande preparazione della studiosa, e soprattutto il periodo di uscita, credo che gli interessi molto. Se vuoi raccontarci cosa stai lavorando. Domanda di Ricky. Beh no, adesso in realtà, come dicevo a Valentina, appunto, anzi ti ringrazio veramente per l'invito perché ho ripreso questi argomenti
che appunto poi erano stati appunto la mia tesi di dottorato, che mi hanno appassionato a lungo. Poi ho fatto delle pubblicazioni specifiche su Valesio, sull'Antiporta, però era un po' che non le frequentavo. Quindi spero di riprendere anche questi argomenti e secondo me possono essere veramente frutto anche di studi proprio per voi giovani studiosi e appassionati, perché c'è tanto materiale. Però al momento mi sto occupando soprattutto proprio della stampa di traduzione e riproduzione tizianesca, spero che possa uscire un catalogo proprio delle incisioni da Tiziano, della Fondazione Tiziano di Pieve di Cadore, che ad oggi, pensate, ha quasi 400 esemplari, e in Italia è il fondo più ricco, più importante, addirittura più del Correr, della calcografia. Quindi spero di... Grazie Enrico, naturalmente, per la domanda che ci ha consentito di scoprire i progetti in corso di Francesca. Allora, Francesco Di Mauro invece chiede, certo, un secondo perché qui mi è saltata, eccolo qua, come venivano considerate le rappresentazioni grafiche dei testi seicenteschi, nel senso se adesso possono essere viste come vere e proprie opere d'arte, nel Seicento venivano viste solo a scopo funzionale o veniva riconosciuto il valore artistico di queste rappresentazioni? Bella domanda. diciamo che essendo che, come un po' vi ho brevemente illustrato, perché i nomi sarebbero anche molti altri, il fatto che nel libro illustrato siano, e in questo bisogna dar merito proprio a Loredano come intuizione di far entrare nel mondo dell'illustrazione libraria degli artisti, seppur magari giovani ma promettenti, ecco che il libro non diventa solo un oggetto importante, come abbiamo detto, che rende visibile il sapere, ma un oggetto quotidiano, ma diventa anche in qualche modo un'opera d'arte. Quindi il valore anche artistico, soprattutto poi con la nascita delle Antiporte, è indubbio. Poi che, per esempio in ambito incognito, queste illustrazioni fossero allegorico funzionali alla promozione degli intenti che erano scritti nel volume, questo è indubbio, però credo che avessero intuito le potenzialità proprio artistiche del mezzo, dell'illustrazione del libro, come un po' so che Francesco ha fatto con te Giovanni una tesi molto interessante su Cornelis Cort. Si può dire che le traduzioni di Cort da Tiziano effettivamente non sono delle semplici riproduzioni, ma sono delle interpretazioni. Quindi anche proprio l'incisione, la stampa come forma d'arte autonoma a sé stante. Benissimo, continuando con le domande. Carolina ci chiede, i libretti d'opera contenevano anche illustrazioni sulla mise en scène? Sulla scenografia? Ah, sulla scenografia. Beh, allora, sì. Scusami che non avevo. Il libretto d'opera, quello diciamo che si portava proprio per seguire lo svolgimento drammaturgico della rappresentazione, di norma era caratterizzato dalla semplice Antiporta. Però soprattutto i primi libri figurati dei drammi per musica, come il Bellerofonte, ad esempio, del 42, con le scenografie di Vincenzo Nolfi, avevano al loro interno delle tavole, non ve le ho mostrate per un motivo di tempo, ma bellissime, proprio con le scenografie di Giovanni Giorgi, ad esempio. Oppure avevo un testo da studiare, l'Ermiona, il testo della rappresentazione dell'Ermiona del 38,
addirittura, che secondo me è sempre di Giorgio, non sono firmate, che hanno delle scenografie funambolesche, incise, meravigliose. Quindi se c'è tutto anche quel filone, sì, delle, cioè che venivano proprio come riprodotte le scene dei drammi, venivano riprodotti, sì, nei testi. Grazie. E poi Eva Struel, che salutiamo, che ti ha preceduto con un intervento dedicato a Marco Moschini e comunque anche al tema delle accademie. Certo. Intanto ti fai complimenti per la bellissima conferenza. Grazie. E poi voleva sapere se abbiamo tracce o prove precise di come si svolgevano le collaborazioni tra Loredan e gli incisori dei suoi libri. Sarebbe possibile che Antiporte fossero state create in stretto dialogo tra Loredan e l'incisore? Posso dire, so perché la certezza ovviamente non, però credo assolutamente di sì. Proprio nel testo del 2010, proprio secondo me indicato, c'erano proprio delle fasi, il Loredano, cioè proprio delle fasi in cui il Loredano decideva in qualche modo l'iconografia, decideva il, erano un po' quelli i suoi nomi, no? Il pentragravere, l'illustratore, richiedeva il disegno dal pentragravere, lo in qualche modo validava e poi l'illustratore, l'artigiano del libro entrava in gioco in un secondo tempo a in qualche modo riprodurre, incidere sulla pagina il disegno approvato da Loredano e anche penso poi dagli autori accademici dei loro testi. Certo. Ecco. Ma il ruolo di Loredano è indubbiamente, infatti in vari studi lo dipingono come totalmente immerso nel mondo dei libri e dei librai, cioè lui proprio era immerso e quindi era un deus ex machina, insomma, per quasi un trentennio. Grazie Francesca per la bellissima relazione che credo sia stato molto utile per i nostri studenti, anche perché mi veniva in mente, c'è un libro di John Wilber, non Marco Wilber, che fa il repertorio dei trattati di architettura militare stampati a Venezia per 500-600, e dice che quando iniziava questo libro era come entrare in un bosco e non sapeva qual era la via d'uscita, e ti ci hai dato proprio il fascino di questa ricerca nella tua relazione. E per ricollegarti a quello che ha detto Eva Struel, secondo me è tipo il caso di Manolessi per Vasari, no? Che lui chiama Blumer per fare l'antiporta e Camini, e abbiamo il carteggio, Stefano della Bella per i dialoghi. E c'è proprio anche il problema del costo che lui deve sostenere, perché con i Dozza, no, lui aveva questo ruolo di autore. Certo. E quindi mi sembra che tu hai delineato molto bene come questa antiporta sia proprio un luogo di scambio e anche di scambio di personalità che certo. Mandano i loro disegni, mandano le lastre. Quindi c'è certo, un ruolo certo, fondamentale, insomma, mi sembra. Certo. Che se potevi dirci ancora qualcosa su questo, poi mi è interessato anche moltissimo il problema del RIPA, anche perché il RIPA è un testo che viene continuamente aggiunto di illustrazioni. Sì. E pensavo come funziona, sia un repertorio, però diventa con queste illustrazioni che poi alcune sono anche post-mortem, no? Penso certo. L'edizione di Zaratina, insomma. Certo, certo. E quindi certo. Se ci potevi dire anche qualcosa su questo, perché il RIPA sì. Si presta molto bene anche come illustrazione dell'allegoria, no? Questo certo, mamma mia, sì, assolutamente. Sono due temi, se potevi dirci qualcosa. Certo, certo. Io intanto ti ringrazio, bellissima anche quell'idea proprio del testo in cui si entra ed è un viaggio, no? Un viaggio quasi senza ritorno. Tra l'altro, se pensiamo anche al romanzo che al romanzo che è un genere proprio tipicamente seicentesco e che effettivamente l'Accademia degli Incogniti ha promosso, c'è proprio l'idea anche, no, uno dei
topoi è il viaggio labirintico, la metamorfosi, quindi è bellissima questa. Io credo, Giovanni, che siano due temi assolutamente da investigare. Io nella ricerca che ho fatto ovviamente un excursus di tutto il secolo, quindi avrei voluto fare poi dei focus. Allora, sarebbe molto interessante anche lì da studiare se esistono effettivamente magari dei carteggi dell'Oredano con e sicuramente l'analisi proprio di ogni testo dell'Oredano è incognito, anche proprio io mi sono occupata molto perché ho dovuto fare una sorta di censimento e mi sono concentrata sulle immagini, quindi capire le relazioni, l'evoluzione, ma anche proprio ogni testo, prenderlo e leggerlo proprio nelle prefazioni. Molto prolisse, le dediche, le prefazioni, ecco, lì si capiscono, si potrebbero capire proprio tutti gli, ecco, ovviamente non sono così spesso citati gli artisti, tra l'altro teniamo conto che l'Accademia degli Incogniti era un'accademia molto alta, per cui sostanzialmente gli unici due artisti iscritti sono Dario Varotari, il giovane che era pure iscritto ai Delfi, c'era il volenteroso delfico, e Clemente Molli, per dire, non era un'accademia. Comunque è molto interessante, certamente le dinamiche, i costi stessi, perché comunque i costi di come vi dicevo, i primi, è interessante come i primi testi ante 1642 circa di Loredano e degli Incogniti non avevano illustrazioni. Si accorge un po' dopo di questa, cioè sarebbe proprio da studiare questo momento chiave. E poi per quanto riguarda certamente il repertorio di Ripa, è un repertorio che soprattutto, cioè da cui adesso la relazione, ma tantissime antiporte, anche perché, come vi dicevo, l'elemento allegorico è la chiave per lo più dell'antiporta, cioè l'antiporta riproduce, cercava di condensare il contenuto del testo in termini allegorici, a volte anche un po' ermetici, e molte delle allegorie che gli stessi Peintre Graveur, anche talentuosi, disegnavano da queste invenzioni da essere poste in incisione in stampa, derivavano proprio dall'iconologia ripiana o anche ad esempio dalle immagini degli dei di Cartari, altro repertorio, non vi ho mostrato, ma alcune antiporte proprio di Loredano, qui ad esempio c'era la dea, una dea deriva chiaramente da Cartari. Quindi sì, il rapporto anche con questi repertori è fondamentale. Ci sono altre domande in sala? Allora, io approfitto perché ho invece una curiosità anche rispetto agli studi che ho fatto, non tanto così approfonditi, ma avendo lavorato sulla questione della formazione delle botteghe, la formazione anche degli artisti, ma anche degli artigiani che costituiscono la maggioranza di fatto in questo mondo immenso che è quello dell'illustrazione. Dunque, diciamo che il problema per quanto riguarda quel che ho potuto constatare io, ma attraverso una folla di personaggi a me totalmente sconosciuti e completamente anonimi, perché si tratta proprio di centinaia di nomi su cui non sappiamo assolutamente nulla. E mi chiedevo, questi artigiani del libro, come tu li definisci, che mi sembra assolutamente perfetta come categoria descrittiva, no? Che non vuole essere svilente, sì, no, ma no, capire perché la lacre, cioè, no, no, è un po' secondo, cioè,
Assolutamente, ma intanto volevo sapere, secondo te, visto che in teoria, questo è almeno la teoria, il mondo della produzione diciamo, di immagini e di opere d'arte in genere, anche nell'ambito artigianale, aveva un regolamento ferreo, quindi questi artigiani dovevano ben provenire da una corporazione o da, diciamo così, una prassi professionale per cui erano stati addestrati. Allora, noi con la ricerca sui garzoni abbiamo verificato che diciamo intorno a partire dagli anni 30 del 600, quindi siamo esattamente nell'ambito che riguarda la tua ricerca, c'è una sorta di addensamento, chiamiamolo così, tra i mestieri, nell'ambito della formazione, quindi dell'apprendistato, tra i mestieri del libro, certo, e i mestieri della fraglia, che è la corporazione dei pittori. La maggior parte di questi artigiani vanno a formarsi da stampatori, che però non sono solo stampatori, certo, e spesso sono miniaturisti. Questa è una cosa, no? Certo, ci dobbiamo confrontare assolutamente. E allora, mi chiedevo, secondo te, questi artigiani del libro, che percorso formativo hanno fatto? E poi, visto che questi tanti che arrivano a un certo punto nell'ambito delle accademie, sono giovani. Sono giovani di belle speranze, le definiti tu. Anche il contesto accademico, da questo punto di vista, è in un certo senso un perfezionamento formativo, cioè può avere anche questo aspetto. Credo assolutamente di sì. Anche qui è un bel, sono queste, tutte queste belle nuovi input di studi. Sì, indubbiamente ho notato che proprio le accademie erano delle palestre in qualche modo di studio, in particolar modo per questi Peintre Graveur, che poi a loro volta, no, prendevano ed istituivano spesso delle proprie accademie nei loro studi, quindi era come un po' da accademia una moltiplicazione di sodalizi mentre sicuramente da indagare è l'aspetto degli artigiani del libro, che tipo di formazione, perché non erano pittori ovviamente, non erano sicuramente il trainer nelle officine tipografiche aveva un peso molto rilevante. Teniamo conto, tra l'altro, che anche uno stesso Giacomo Piccini, ad esempio, lui era anche un valente incisore di riproduzione e lavorava molto, ad esempio, con quell'altra figura da studiare che era Stefano Scolari. E quindi lui riproduceva dagli affreschi di Tiziano al Fondaco, gli affreschi di Pordenone, anche da Pietro Liberi, da Spranger, addirittura c'è una bellissima composizione che deriva da una stampa di Spranger, quindi nelle officine di stampatori e tipografi potevano trovare anche tutto il materiale di stampe anche che venivano dal nord su cui potevano impratichirsi. E credo che i rapporti proprio con le officine tipografiche fossero fondamentali. Grazie. Ci sono altre domande in sala, curiosità, commenti? Non siamo soddisfatti? Allora, io ringrazio ancora. Grazie davvero Francesca, a te, Valentina, Giovanni e tutti voi. Grazie del seminario, ringrazio tantissimo anche Giovanni di essere stato con noi. Grazie. E vi do appuntamento al 24 marzo, quando si terrà il prossimo seminario a cura di David Bryant, che ci parlerà
della coralità della musica nel sistema delle feste ecclesiastiche proposte da Treviso per una prospettiva storiografica allargata. Vi ringrazio ancora a tutti tantissimo per la vostra partecipazione. Grazie della pazienza. Non li vedo, ma grazie davvero. Certo, naturalmente ringraziamo tantissimo anche il pubblico da casa. Arrivederci a tutti.